Nadio Delai, presidente di Armeneia, cosa significa questo Salone delle Biotecnologie a Trieste? Ma significa lentamente riconoscere che Trieste non ha accumulato solo della ricerca, come più o meno è conosciuta. Sarà città della scienza europea, quindi è un riconoscimento, diciamo, intelligente. Ma c'è anche il filone innovazione, e questo sicuramente è meno percepito sia in sede locale ma anche in sede nazionale, perché la dimensione innovativa, cioè il passaggio dei risultati scientifici che diventano innovazione di prodotto e diventano impresa, c'è bisogno di fare tre passaggi. Uno, è importante che ci sia un passaggio di industrializzazione di questo processo, non può essere lasciato solo alla buona volontà, perché bisogna mettere insieme i soggetti che servono. Due, la dimensione relazionale tra tutti i soggetti che sono coinvolti sulla piazza è uno dei problemi che c'è sempre in ogni realtà locale, quindi ci saranno e ci sono, c'è anche a Trieste, e qui ci vuole un'imprenditoria di relazione molto importante. E terzo, è la dimensione comunicativa. È importante che oggi, per esempio, in questo incontro ci sia il seminario anche per i giornalisti scientifici, ci sia anche la fiera che comincia, nel senso che è comunicabile anche in maniera più ampia al di là degli addetti lavori. Questi tre passaggi servono tutti e tre per far sì che la dimensione dell'innovazione, che pure c'è ed era più grande di quella che ci si aspettava, possa diventare una caratteristica di completamento di Trieste, città della ricerca.